Trattativa ad oltranza tra Lega e 5 Stelle in corso, un nuovo decisivo vertice a Milano tra Salvini e Di Maio per sciogliere gli ultimi nodi. C'è convergenza su almeno 15 punti del programma, ma manca ancora il nome del Presidente del Consiglio da presentare al Quirinale. Il dubbio riguarda anche il profilo, se scegliere un tecnico o un politico. Il presidente Mattarella questa mattina a Trento per la chiusura dell'adunata degli alpini attende di conoscere l'esito del confronto dopo aver ricordato ieri tutte le prerogative del capo dello Stato, il cui ruolo non è quello di un notaio, poiché premier e ministri passano dal colle, citando l'esempio del presidente Luigi Einaudi. È un 21enne ceceno di origine russa l'uomo che ieri a Parigi ha ucciso una persona e ferito altre 4 al grido di Allah Akbar prima di essere a sua volta freddato dalla polizia. L'uomo era schedato e segnalato come a rischio radicalizzazione. 2 dei feriti sono in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'azione terroristica è stata rivendicata dall'ISIS. Continua la caccia a Francesco Olivieri, il 32enne che ieri in Calabria ha ucciso 2 persone e ferite altre 3 prima di darsi alla fuga. Pregiudicato, armato e ritenuto pericoloso, avrebbe agito per una vendetta che potrebbe ancora non essere conclusa. Centinaia gli uomini delle forze dell'ordine impegnati. Dopo la clamorosa sconfitta di ieri, l'Inter potrebbe dire già oggi addio alla Champions in caso di vittoria della Lazio a Crotone. La Roma invece è già qualificata e questa sera all'Olimpico potrebbe far festa insieme alla Juventus. La Sampdoria ospita il Napoli, mentre Atalanta-Milan è lo spareggio delle 18 che vale l'Europa. Buongiorno, benvenuti al Telegiornale della 7, buona domenica. Dunque dovrebbe essere definito entro questo pomeriggio il programma di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega, che entro domani, a meno di colpi di scena, dovrebbero salire al Quirinale per proporlo al capo dello Stato. Al contempo si sta cercando di trovare anche il nome della personalità da proporre a Sergio Mattarella. Sì, perché sembra proprio che si tratti non dei 2 leader, ma di una terza persona. Allora, vediamo il servizio. Si tratta ancora per la formazione del nuovo governo Lega 5 Stelle in questa che dovrebbe essere l'ultima giornata di tavolo tecnico milanese negli uffici dei consiglieri regionali grillini. Bisogna finire entro stasera, i tempi stringono. Il portavoce del movimento, Rocco Casalino, non nasconde la sua preoccupazione prima di entrare a Palazzo Pirelli. Ho riunione ancora sul programma perché, fate conto, il programma è circa come 20 punti. Poi nel pomeriggio finiamo il programma e lo dobbiamo chiudere oggi. Parlando con i giornalisti, Casalino dice che ci sarebbe già un pieno accordo delle parti contraenti su 15 dei 21 punti del contratto di governo. Le delegazioni M5S hanno trovato un accordo sulla non chiusura dell'ILVA e la flat tax voluta dai leghisti. Il candidato alla giustizia, Bonafede, impegnato nella trattativa, spinge per un pacchetto anticorruzione con dentro agente provocatore, DASPO e interdizione dei pubblici uffici. Nella bozza di contratto approvata ieri ci sarebbe anche la legittima difesa e nuove misure per gli immigrati irregolari con la costruzione di nuovi CIE. Manca ancora un accordo pieno sul superamento della legge Fornero e il reddito di cittadinanza al momento si appiattisce sulla riforma dei centri per l'impiego. Su alcuni punti c'è accordo, su altri ancora distanza. Politica interna, attrazione leghista, politica estera, attrazione grillina con prospettive atlantiste, alleanza privilegiata con gli USA, ma l'apertura alla Russia come partner economico e commerciale e il no alle sanzioni economiche per Mosca. Si tratta ancora anche sul conflitto di interessi che la Lega cerca di ammorbidire rispetto alla versione voluta dai 5 Stelle. Salvini e Di Maio entrano, prima l'uno, poi l'altro, da cancelli separati, distanti l'uno dall'altro, come a rimarcare la distanza ancora tangibile sulla figura terza da indicare al Quirinale per la premiership, soprattutto dopo l'uscita pesante di ieri di Mattarella, che ha sottolineato che il Presidente della Repubblica non è un notaio. Resta ancora da capire se si convergerà su una figura politica o tecnica. Al momento è un grosso punto interrogativo, ci dicono fonti del movimento, che smentiscono la notizia che circola di un incontro di ieri di Luigi Di Maio con una figura terza papabile premier. Si era fatto il nome di Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi, pura fantasia, fanno sapere i 5 Stelle. Ecco, dunque, i tempi stringono, le trattative sono convulse. Avete visto appena nel servizio Matteo Salvini entrare nel Pirellone, poco fa però è uscito. Ce lo confermi, Raniero Altavilla?
Buongiorno, sì, vi confermo che Matteo Salvini in questo momento non è presente al Pirellone, dove invece sono in corso l'incontro, dove è in corso la discussione, dove è in corso questa giornata davvero così importante, dove deve essere dato il via ufficiale all'ok definitivo di questo famoso contratto, dove i tecnici del Movimento 5 Stelle, quelli della Lega, devono trovare l'accordo, come appunto avete sentito nel servizio. Matteo Salvini è uscito da un'uscita secondaria, quella praticamente non coperta da telecamere e dai giornalisti, è la stessa cosa che ha fatto stamattina quando è arrivato, non voleva farsi notare. Vi dico che c'è stata smentita ufficialmente l'ipotesi che potesse essere andato ad Arcore da Silvio Berlusconi. Non sappiamo se Salvini è andato ad un pranzo oppure deve avere un incontro, stiamo cercando ovviamente di verificare, mentre invece alle mie spalle, all'interno del Pirellone, ci sono appunto i tecnici della Lega, quelli del Movimento 5 Stelle e c'è Luigi Di Maio. Vedete l'assembramento di telecamere, perché sembrava che con l'uscita di Salvini potesse scendere Di Maio a fare una dichiarazione, ma invece sono tutti all'interno. È una giornata importante per il contratto, ma come avete sentito nel servizio è una giornata importante per trovare questo terzo nome che metta d'accordo sia i tecnici, sia la Lega, sia il Movimento 5 Stelle, il nome del Premier da proporre a Mattarella. Vi dico che fonti all'interno del Movimento 5 Stelle ci dicono non deve essere un tecnico, su questo siamo d'accordo sia con la Lega sia ovviamente noi. Deve essere un terzo nome, un nome spendibile in Italia e un nome spendibile anche in Europa. E sarà molto importante questo terzo nome anche all'interno della coalizione di centrodestra, per quello che ha detto oggi anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Se sarà un nome spondagrillina non metteremo ovviamente il veto, se invece sarà un nome su cui converge anche il centrodestra, allora daremo il nostro appoggio. Un appoggio importante soprattutto in Senato, dove si cercano numeri importanti, e quello di Fratelli d'Italia potrebbe essere un appoggio determinante. Per il momento è tutto, a voi. Grazie Raniero. Un nome, dicevamo, che deve essere gradito anche al Capo dello Stato, a Sergio Mattarella, che intende assolutamente utilizzare le prerogative che gli spettano nella scelta dell'inquilino di Palazzo Chigi, che a questo punto potrebbe essere nominato già all'inizio della prossima settimana. Mattarella sceglie Trento, il raduno degli alpini. Da 20 anni un presidente non partecipava alla manifestazione, per quella che potrebbe essere la giornata o la vigilia decisiva per il governo. Una corona di fiori per i caduti italiani e austro-ungarici della Grande Guerra, una al mausoleo di Cesare Battisti sulle colline di Trento, poi l'incontro con le alte cariche dello Stato e con le autorità locali. Il presidente oggi non ha altro da dire dopo le sferzate di ieri alla politica. Perché Mattarella, parlando a Dogliani del suo illustre predecessore Luigi Einaudi, ieri aveva significativamente ricordato come nel 1953 non si avvalse delle indicazioni del principale gruppo parlamentare, la Democrazia Cristiana, per la scelta del capo del governo. Un evidente avvertimento a Salvini e Di Maio. Insomma, paletti ben piantati per fissare da subito le prerogative del Quirinale, ossia la possibilità di chiarire fino in fondo obiettivi, nomi, struttura del governo ed eventualmente di rispedire indietro ogni riforma che non abbia la piena legittimità costituzionale o la necessaria copertura finanziaria. Un presidente arbitro ma per nulla semplice notaio. E l'ovazione con cui Mattarella è stato accolto oggi a Trento dagli alpini e dalla gente comune. Presidente, pensaci tu, hanno gridato le penne nere a Mattarella facendo riferimento al governo. Dice che attaccare ora il Quirinale, e Einaudi va letto per intero, aveva detto aspro ieri Matteo Salvini, rischia di essere un gioco impopolare e politicamente pericoloso. Insomma, Mattarella mette le mani avanti per evitare equivoci e imbarazzanti situazioni future e ricorda a tutti quali sono i suoi poteri, in attesa che oggi o domani, ma più domani che oggi, Salvini e Di Maio salgano al colle. Ora vediamo che cosa accade in Francia, perché era noto alle forze dell'ordine ed era anche schedato per le sue vicinanze con gli ambienti più radicali islamici. L'uomo di origini cecene era lì che era nato, poi era stato naturalizzato francese nel 2010, che ieri ha fatto nel cuore di Parigi, a pochi passi dall'opera, un attentato, un attacco con il coltello. Ha ucciso una persona, un ragazzo di 29 anni, ne ha ferite altre tre, due sono in condizioni gravi, anche se non in pericolo di vita.
Puis j'ai entendu une jeune femme crier. Ouais. Elle essaie de se réfugier dans notre restaurant. Stavo lavorando quando ho sentito una donna gridare. Ha provato a rifugiarsi dentro il ristorante, ma non ha fatto in tempo, è stata colpita. Era un inferno, tutti urlavano, scappavano, provavano ad entrare nel locale. L'uomo correva col coltello nelle mani insanguinate cercando di colpire i passanti. È un racconto da incubo quello di Jonathan, che lavora in uno dei tanti locali di Rue Monsigny vicino al Teatro dell'Opera di Parigi. Ieri sera ha assistito all'ennesimo attacco con un'arma bianca che ha causato la morte di un 29enne e il ferimento di altre 4 persone. L'uomo che ha riportato il terrore nel centro di Parigi è Khamzat Azimov, 21enne di origini cecene e naturalizzato francese dal 2010. Arrivato sul posto con la metro e un coltello in tasca, determinato a colpire il maggior numero di persone possibile. È stato fermato dalla polizia arrivata in 5 minuti. Gli agenti hanno provato prima di immobilizzarlo con una pistola elettrica, ma non riuscendoci hanno sparato e lo hanno ucciso. Di lui si sa ancora poco. I genitori, in stato di fermo, sono stati interrogati dalla polizia. Non risultano precedenti penali, ma accanto al nome del ragazzo negli archivi dei servizi segreti c'è la lettera S. Il giovane sarebbe stato sentito lo scorso anno per aver avuto contatti con un uomo la cui moglie era stata in Siria. Anche per questo era indicato con la lettera S, che segnala le persone a rischio di radicalizzazione, ma può anche diventare sinonimo di vicinanza ad ambienti politici estremistici, di destra o di sinistra, o a quelli degli ultrà di calcio. Quella lettera si trova accanto ad almeno 10.000 nomi. In passato ha segnalato, tra gli altri, anche i nomi dei fratelli Kouachi e Ahmed Koulibaly, autori delle stragi di Charlie Hebdo e del supermercato Kasher del gennaio 2015. Ogni volta che dopo un attacco riemerge dagli archivi mette in discussione il lavoro dei servizi segreti francesi. Ancora una volta ad essere colpita con la Francia è stata la sua gioventù, ha detto il ministro degli interni Colomb subito dopo la visita ai feriti in ospedale. Faremo di tutto, ha rassicurato, per prendere chiunque abbia dato sostegno all'attentatore. La Francia paga di nuovo un tributo di sangue, ma non cederà di un millimetro. Sono state le parole affidate a Twitter dal presidente Macron. Dopo l'attacco di ieri sera, ciò che resta dell'ISIS ha prontamente rivendicato. ISIS che ha rivendicato anche gli attacchi avvenuti in Indonesia, ugualmente appunto di matrice islamista, sono state obiettivo questa volta della follia terrorista 3 chiese. Sappiamo che in Indonesia i cristiani sono spesso attaccati e sono una minoranza in un paese molto grande a maggioranza musulmana. È raccapricciante il dettaglio che a compiere uno di questi attacchi sarebbe stata una famiglia, due genitori, madre e padre, che sono entrati nella chiesa tenendo per mano i loro bambini piccoli per poi farsi tutti quanti esplodere ed uccidere. Un paese musulmano, l'Indonesia, il più grande al mondo con i suoi 250 milioni di abitanti. Una minoranza, quella cristiana, spesso nel mirino delle violenze religiose. Il Ramadan che comincia tra qualche giorno, e questo lo sfondo del triplice attentato di questa notte nelle chiese di Surabaya, la seconda città del paese. Il bilancio è ancora provvisorio, ma ci sono almeno 10 morti e 40 persone ferite. Il primo luogo di culto ad essere stato colpito è quello cattolico di Santa Maria. Erano le 7.30 ora locale, 10 minuti dopo una seconda esplosione, questa volta in una chiesa protestante, all'esterno della quale gli artificieri trovano e disinnescano anche un secondo ordigno. L'ultimo bersaglio in rapida sequenza è una chiesa pentecostale nella quale probabilmente un kamikaze, forse una donna, si è fatta esplodere mentre i fedeli erano già riuniti in preghiera. I particolari, se confermati, sarebbero agghiaccianti. La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe entrata in chiesa tenendo per mano due bambini che potrebbero essere morti nell'esplosione. Gli attentatori, dicono, sarebbero tutti parte della stessa famiglia. Immediatamente le autorità locali hanno evacuato ogni luogo di culto cristiano di Surabaya e per questa domenica ogni servizio religioso è stato sospeso. La polizia ha puntato il dito su di un gruppo jihadista noto da anni, il Jihad Jemaah Ansarutdullah, una formazione islamista che ha reso noto la sua affiliazione al califfato, che ha rivendicato l'azione. Sempre secondo le autorità locali, il massacro potrebbe essere legato ad una rivolta in prigione martedì scorso nel carcere di massima sicurezza di Jakarta, quando un gruppo di detenuti ha ucciso 5 poliziotti durante un tentativo di fuga andato avanti per 36 ore e nella quale è morto un comandante jihadista. E sugli attentati, poco fa, è intervenuto il pontefice nel consueto Angelus Domenicale. Elevo la mia preghiera per tutte le vittime e i loro congiunti. Insieme invochiamo il Dio della pace
affinché faccia cessare queste violente azioni e nel cuore di tutti trovino spazio non sentimenti di odio e violenza, ma di riconciliazione e di fraternità. Insanguinata è stata anche la campagna elettorale in Iraq. Le elezioni si sono svolte, a questo punto bisogna aspettare ancora qualche giorno per conoscerne l'esito. Queste erano le prime elezioni legislative dopo la vittoria sui jihadisti, ma intanto già si sa che l'affluenza è stata straordinariamente bassa, al contrario di quanto era stato invece invocato dal presidente appunto iracheno. Ha votato meno di un elettore su due, più della metà dei quasi 24,5 milioni di elettori ha evitato le urne, ma il premier Abadi dovrebbe vedere riconfermato il suo mandato dopo aver chiamato la sua lista al Nasr, che in arabo significa vittoria, in un chiaro riferimento ai suoi successi contro l'ISIS. E ora torniamo in Italia, in Calabria in particolare, perché due giorni fa c'è stato un attacco, una persona ha sparato all'impazzata nei dintorni di Vibo Valentia, ha ucciso due persone e poi è fuggita. Ancora non è riuscito, nessuno è riuscito a catturarla, polizia e carabinieri in gran numero lo stanno cercando, ma si sono perse le tracce. Tutto questo, c'è anche l'ombra delle cosche. Non lo trovano, è ancora in fuga, è armato, è considerato molto pericoloso. Forse ha dei complici che lo stanno aiutando. Le ricerche per catturare Francesco Olivieri, il presunto killer del Vibonese, si estendono dalla Calabria anche ad altre regioni, fino alla Lombardia, dove l'uomo potrebbe avere contatti. La sua auto, una Panda, non è ancora stata trovata. L'altro ieri, armato di un fucile, ha inscenato il suo far west nei paesini intorno a Vibo Valentia, lasciandosi dietro una scia di sangue, due morti, un uomo ucciso sul balcone di casa e un'anziana donna, e tre feriti, colpiti con determinazione nella saletta di un bar di Limbadi dove giocavano a carte. Secondo gli investigatori potrebbe colpire ancora. Olivieri avrebbe una sua lista di obiettivi, altre persone da uccidere, spinto da motivazioni forse personali, vendette esasperate da problemi psichici nella cornice di un contesto mafioso. Nato a Vibo Valentia, residente a Nicotera a 32 anni, Olivieri è nipote di Diego Mancuso, capo dell'omonima cosca di Limbadi, potente clan dell''Ndrangheta, un profilo borderline. Viene indicato come soggetto problematico e pericoloso. Fu arrestato nel 2015 per possesso di una piantagione di marijuana. Il fratello fu ucciso a colpi di arma da fuoco una ventina di anni fa e questo elemento potrebbe essere una molla scatenante. Il piano omicida sarebbe stato messo a punto con freddezza, forse proprio per vendicare la morte del fratello, dicono gli investigatori. Questa è una delle piste seguite da chi sta dando la caccia alla latitante. Purtroppo dobbiamo parlare ancora una volta dell'ennesimo terribile incidente sul lavoro. È accaduto oggi nelle acciaierie venete, due operai, due lavoratori sono stati ustionati al 100% del corpo. Immaginabile sapere che cosa questo significa. Un terzo lavoratore presenta ustioni al 70% del corpo ed è ricoverato a Verona, mentre un quarto è meno grave all'ospedale di Padova. L'incidente si sarebbe verificato a causa della rottura di alcuni supporti che sostengono i tubi nei quali scorre l'acciaio allo stato liquido. Siamo arrivati invece allo sport. Roberto Mancini ha rescisso il contratto che lo legava ai russi dello Zenit di San Pietroburgo e nei prossimi giorni sarà in Italia per chiudere l'accordo con la FIGC e diventare il nuovo CT della nazionale. Il campionato di calcio invece alle battute finali. Il titolo è già andato virtualmente alla Juventus, che stasera cercherà il punto definitivo contro la Roma grazie al tonfo interno dell'Inter contro il Sassuolo. I giallorossi sono da ieri matematicamente qualificati alla prossima Champions League.
L'Inter aveva programmato una goleada per assicurarsi il diritto di 2 risultati su 3 nello scontro diretto con la Lazio dell'ultima giornata, ma la disinvoltura dei numeri della vigilia nella testa di mister Iachini è diventata mancanza di rispetto. E allora San Siro, davanti ai 66.000 in attesa della Champions dopo 6 anni di purgatorio, il Sassuolo ha giocato e ha vinto. 6 punti in stagione strappati a Spalletti, che ha provato a stravolgere una squadra alla fine infarcita di attaccanti, ma povera di idee e lucidità. I gol di Politano e Berardi hanno reso vani i tentativi dell'Inter, nonostante il tardivo 2-1 di Rafinha, ma la squadra si è schiantata proprio a 2 passi dal traguardo e adesso si affida, come ai vecchi tempi, alle mani di Walter Zenga, uomo ragno sulla panchina del Crotone, che solo strappando almeno 1 punto alla Lazio potrà lasciare un senso allo scontro diretto di Roma. Oggi sono successe due o tre casualità che ci hanno girato contro, però probabilmente potevamo far meglio perché le situazioni c'erano, ecco, ci sono capitate. All'Inter è mancato soprattutto Icardi, che ha steccato il 100° gol in nerazzurro, l'aggancio immobile nella classifica cannonieri, rimettendo in discussione anche il suo futuro. E cercheremo la migliore strada, la miglior cosa che si può trovare per la squadra. Se la decisione dei dirigenti e di tutti è che io rimanga qua, sarò felice, se no si vedrà. Il sabato ha riscritto dunque gli equilibri della corsa Champions, consegnando a Inzaghi un match point insperato, 3 punti a Crotone e la qualificazione della Lazio matematica, e liberando addirittura dall'incombenza la Roma, che, paradosso delle rivincite, deve per il secondo anno consecutivo ringraziare proprio Spalletti per l'approdo in Champions. Ecco perché stasera sarà una sfida tra gente felice. I giallorossi vogliono comunque blindare il terzo posto e l'Olimpico dopo tanti scontri diretti persi, per consolidare quel processo di crescita a cui Di Francesco tiene molto. I bianconeri sono a 1 passo dal 7° scudetto consecutivo, il 5° in 10 anni di Serie A per Allegri, che non vede l'ora di chiudere la pratica per sciogliere le righe e le riserve sul suo futuro a Torino. Tecnici in bilico anche a Genova, dove Samp-Napoli potrebbe rappresentare un ideale passaggio di consegne, come fu a Empoli, tra Sarri e Giampaolo, con un progetto tattico e di idee comune e De Laurentiis pronto a cambiare. Anche Rino Gattuso resta alla finestra. Il Milan insegue l'Europa a tutti i costi per evitare l'ennesima rifondazione, fosse anche uno sciagurato preliminare estivo da strappare oggi, punto su punto, all'Atalanta, con la Fiorentina, altra diretta interessata, che ospita il Cagliari sull'orlo della retrocessione. Ma c'è anche la Formula 1, che approda in Europa per il 5° Gran Premio della stagione. A Barcellona prima fila tutta Mercedes, ma subito dietro ci sono le 2 Ferrari. Tra poco più di un'ora in pole position partirà il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, che ha strappato il 1° posto in griglia al compagno di squadra Bottas per soli 40 millesimi di secondo. Distacco minimo, meno di 1,5° per Sebastian Vettel, che dopo 3 pole consecutive si è dovuto accontentare della seconda fila accanto all'altro ferrarista Raikkonen. Vettel 4 punti dietro Hamilton in classifica, però ha fatto segnare il suo miglior tempo con gomme meno veloci rispetto a quelle dei rivali. Un possibile vantaggio da sfruttare nei giochi dei pit stop su un tracciato dove è molto difficile sorpassare in pista. E tra le incognite anche quella del meteo, con previsioni di possibile pioggia. Infine il Giro d'Italia, con la tappa che oggi, nel ricordo dell'impresa compiuta da Pantani nel 99, porterà la carovana sul Gran Sasso. C'è sempre una prima volta, anche nella centenaria storia del Giro d'Italia. Ieri è stata la prima di un ecuadoriano vittorioso nella Corsa Rosa. Il primato spetta a Richard Carapaz, il 24enne della Movistar, è scattato sotto il diluvio universale, quando mancava 1,5 km all'arrivo. Uno scatto secco che ha lasciato sorpresi gli avversari, e così la maglia bianca, riservata al miglior giovane in classifica, è andata a cogliere il successo più importante della sua carriera, ancora agli albori. Gli altri uomini che puntano alla vittoria finale sono arrivati tutti assieme, staccati di 7 secondi dal vincitore. Tutto è mutato in classifica generale, dove al comando, in maglia rosa, resta il britannico Simon Yates. Un'altra giornata da dimenticare invece per Chris Froome. A lui spetta il primato di essere riuscito a cadere in salita battendo il fianco destro, lo stesso su cui era caduto durante la ricognizione del percorso della crono inaugurale a Gerusalemme. L'inglese si è salvato grazie all'aiuto dei compagni di squadra, ma i postumi dello scivolone potrebbero costargli caro nella tappa odierna, che porterà la Corsa Rosa ai 2.135 metri del Gran Sasso. Quella odierna è la montagna Pantani del Giro 101, in memoria dell'impresa che il pirata fece su questa salita nel Giro del 1999.
L'arrivo a Campo Imperatore alla fine della prima settimana di gara sicuramente potrà dare un'ulteriore scossone alla classifica. Gli scalatori sono chiamati alla grande prova. Domenico Pozzovivo e Fabio Aro sono tra gli italiani più attesi, ma attenzione ad Esteban Chavez e perché no anche al bis di Richard Carapaz, che, rotto il ghiaccio di ieri, sembra non temere più nessun rivale. Con la pagina sportiva si termina il nostro telegiornale. Do la linea a Giovanni Minoli con Faccia a Faccia. I suoi ospiti oggi saranno Massimo Garavaglia e Claudio Cerasa. Io vi auguro ancora una buona domenica e arrivederci.